Perfetto, siamo online, spero che ci sentiate. E buongiorno a tutti, io sono Zapp. Io sono Palla. E siamo su Deepen, il vostro podcast preferito. E le due parole del giorno oggi sono difficoltà. Tante. Tante, è la terza parola del giorno. E fateci sapere se ci sentite. Palla dovrebbe avere in live la... Sì, ho la chat. Sto scrivendo appunto adesso in chat. Così ci fate sapere un po' come si sente tutto, visto che per registrare questo podcast abbiamo dovuto affrontare un parto. Di tutto. Quindi adesso Zapp vi fa un riassunto delle difficoltà tecniche mentre io scrivo in chat. Sì, abbiamo avuto mille difficoltà tecniche, nel senso che prima, essendo a distanza, non sapevamo come inserire la live con i nostri due microfoni, quindi abbiamo provato, abbiamo installato plugin, messo robe, alla fine non funzionava niente. Saranno due ore che siamo qua a smanettare. E niente, quindi alla fine abbiamo deciso di farla un po' alla buona. Perfetto, Fulvio ci scrive sul gruppo Telegram che ci sente bene. Oh, addirittura, bene addirittura, grazie bene, Fulvio. Perfetto. Perfetto. Benissimo, io sento bene, ok. Va bene, okay. Allora Zapp, parti con l'argomento allora, di oggi. Che volevo aspettare un attimo mentre si collegava un po' di gente, okay. Volevo raccontarvi un po' di informazioni. Innanzitutto abbiamo raggiunto i 1000 ascolti, quindi grazie. Grazie a tutti. E questa è una prima comunicazione di servizio. Anche Pietro dice che ci sente su Spreaker, ha commentato in chat che ci sente, adesso lo ringrazio. Perfetto. E seconda comunicazione di servizio che vi do in live, volevo vedere se è possibile ascoltare la live anche dal nostro sito. Quindi adesso aggiorniamo e vediamo se ci siamo. Anche qua. Sì, perfetto, siamo in live anche sul sito, fighissimo, non lo sapevo, quindi una scoperta molto interessante. E un'altra cosa che volevo dirvi importantissima è che stiamo facendo la live perché abbiamo registrato due puntate ieri e ovviamente prima c'è stato un problema col computer di Paul, quindi abbiamo perso la prima puntata, poi c'è stato un problema con il mio computer, cioè anzi con il mio iPad, abbiamo perso la seconda puntata. E quindi abbiamo deciso di... Sì, ieri, tanto due puntate che erano venute fuori belline. Molto bene, che adesso verranno una merda in live. Sì, ovviamente, sì, ne facciamo solo una oggi. No, però sono venute fuori delle belle puntate. Se sentite un fruscio di sottofondo è Zapp. Eh sì, io purtroppo mi sono arrabattato come potevo. Quindi no, ve lo dico perché si sente parecchio, ma non è un problema. Che adesso non si sente più ed è meraviglioso. E... quindi direi di entrare nella puntata. Dai, vai, parti tu. Allora, mi è venuta in mente questa puntata quando Palla in uno scorso episodio ha detto appunto che gli influencer, scusate ragazzi, c'ho il cane che entra e esce dalla stanza e questo è il bello della diretta. Allora, ci sono. Allora, okay. Quindi quando Palla ha detto che gli influencer appunto ci influenzano proprio in modo evidente nella nostra vita quotidiana, e questo diciamo l'ho trovato abbastanza evidente quando ho visto un documentario su Netflix che si chiama The Great Hack, che parla sostanzialmente di Facebook, dello scandalo di Facebook sulla vendita dei dati e sulla questione di Cambridge Analytica. Ma poi sai una cosa che mi è venuta in mente stanotte? Che ne aveva parlato anche Venu in un commento su Telegram. Esatto, quindi abbiamo deciso di farci la puntata. Esatto. E raccontiamo un po', innanzitutto il documentario su Netflix, quindi andatelo a vedere se non l'avete visto. Non è un documentario particolarmente bello, nel senso che non ha una regia strapitosa e neanche un plot così interessante. No, anche a me non è piaciuto neanche un po'. Però è interessante, l'argomento è molto figo. Esatto, perché dà degli spunti di riflessione molto importanti. Quindi sostanzialmente facciamo un sunto molto breve, che non sia una sinossi del documentario, ma quello che interessa a noi. Ma come pare, alle 10 del mattino la sinossi. Era stato sveglio da 3 ore perché il cane era un quindi cosa è successo? Sì, perché c'è un rantichino, perché il brutto della quarantena è che mi dà l'opportunità di fumarmi tutta l'Amazzonia. Cioè, sto fumando parecchio. Okay. No, quindi cosa è successo? Veno scrive io lavoro. Vabbè, te l'ascolterai poi in post. Tanto rimane salvata la puntata come una puntata normale. Quindi cosa è successo? Che sostanzialmente Facebook ha venduto dei dati
degli utenti, dei suoi utenti, senza ovviamente chiedere permesso agli utenti, cosa che non poteva fare, li ha venduti a una società che è appunto Cambridge Analytica. Cambridge Analytica è una società che appunto fa analisi di big data e è in grado di profilare le persone in base a questi grandi dati che riesce a raccogliere. E è stata utilizzata in due occasioni, è stata utilizzata più volte, poi magari vedremo qualche esempio, ma in due diciamo importanti eventi che sono state le elezioni di Trump negli USA e la Brexit. E sono state utilizzate da una fazione politica, chiaramente. Per esempio Trump spendeva su in inserzioni Facebook durante la sua campagna elettorale circa $1 milione al giorno e utilizzava questi dati, appunto, ricordiamo, presi in modo fraudolento da parte di Facebook per andare a profilare le persone e quindi riuscire a capire in quali stati c'erano persone cosiddette influenzabili, quindi che non avevano ancora deciso che cosa votare, e andare appunto a puntare la propria campagna elettorale proprio su queste persone, facendogli cambiare sostanzialmente, più che cambiare idea, facendogli scegliere il partito politico che loro avevano intenzione di far vincere. E quindi c'è stato un problema da questo lato, prima dal problema dei dati che non potevano essere utilizzati. Oltretutto sono riuscito a raggiungere più di 5.000 informazioni per ogni persona negli Stati Uniti d'America, quindi sono dei dati veramente spropositati. E secondo, appunto, hanno creato delle fake news appositamente per riuscire a, come dire, a far diventare queste fake news virali e quindi riuscire a ottenere il consenso di questi influenzabili che ci sono cascati a più pari. Ed è stato evidente con la vittoria abbastanza schiacciante di Trump negli Stati Uniti, e anche la stessa cosa è successa in modo totalmente parallelo anche in UK con la Brexit. E quindi questo è un problema, diciamo, solleva svariati problemi etici. Appunto l'etica di utilizzare i dati, che secondo me è un tema molto attuale in questo momento. Sì, è il tema in futuro. Esatto, è il tema che si ricollega un po' con noi, no? Lo sguardo sul futuro, cioè su come in realtà questo è un discorso che abbiamo già affrontato in parte in altre anche puntate, no? Del come i nostri dati, come le nostre informazioni, che probabilmente sono la parte che di noi conta di più in un certo senso, cioè i nostri dati online sono la parte di noi che ha più valore, soprattutto per le grandi aziende che devono venderci qualcosa. E quindi come la protezione dei nostri dati e come anche la nostra consapevolezza di quanto i nostri dati siano importanti, di quanto possano essere usati, quanto non possano essere usati, perché poi ci sono alcuni dati che magari uno dice non me frega niente se viene usato, altri dati invece che non voglio far sapere, no? Come per esempio su Facebook, che adesso c'è pubblico, quasi se hai il profilo pubblico hai il pubblico il tuo numero di cellulare. Sì, infatti io una cosa che sono riuscito a fare, non so come, è non mettere il numero di telefono, nel senso che ogni volta che mi ha chiesto ho rifiutato in qualche modo. Io l'ho tolto recentemente, però mi sono accorto che avevo il mio numero di cellulare, che non è un problema in assoluto, perché non è che mi chiama nessuno. Il problema è che alla fine dell'anno scolastico di solito qualche richiesta dagli alunni arriva e non voglio che i miei alunni abbiano il mio numero di cellulare. Certo, capito. Ma poi la cosa... è una stupidata, problema... questa è una stupidata, però è capito... No, è una stupidata ma è importante, cioè, nel non senso voglio... che la tua privacy, specialmente nella tua posizione di professore rispetto ai ragazzini minorenni, giustamente magari può essere anche frainteso il contatto, certo, con un ragazzino assolutamente, anche fuori della scuola. Assolutamente, e poi, ti ripeto, non, in generale non voglio che cioè, mi chiedi il numero di telefono... Per il recupero account, come un sacco di siti, no? Che ti chiedono il numero di cellulare, così recuperi l'account se lo perdi. Lì ci può stare. Però non lo metti nelle informazioni pubbliche sul profilo, senza dire niente, oltretutto. E questo poi ero andato a guardare e c'erano un sacco di polemiche su questa cosa. Questo è una goccia nel mare. Però sì, di Cambridge Analytica, come dicevamo ieri nel podcast che non sentirete mai, vengono fuori tutta una serie di problemi. C'è il problema etico, come diceva Zap. Cioè è giusto o non è giusto utilizzare determinate informazioni,
Poi c'è un altro problema etico, secondo me, che è quanto dei politici sono disposti a fare per vincere le elezioni, Esatto. a livello etico, no? Cioè, quindi quante cose, perché è chiaro che sono disposti a tutto, però a tutto con Cambridge Analytica siamo andati nell'illegale, perché non è tutto nei limiti del legale, va benissimo, tutto nei limiti dell'illegale, cioè nei non limiti dell'illegale, non va bene, perché è quello il problema, no? Cioè, sono andati poi in una zona in cui la legislazione chiaramente non era chiara, perché come ci ricordiamo, i social esistono da pochi anni, quindi non esistono delle legislazioni che comprendono tutte le casistiche riguardo alle violazioni sui social, e quindi sono andati in una zona nera in cui le legislazioni non erano chiarissime. Sono stati molto bravi a girare intorno alle leggi e a, no, a violarle, ma a violarle con intelligenza, e quindi sono riusciti a fare una cosa che poi a tutti gli effetti è illegale, perché hanno preso 5 miliardi di dollari. Facebook ha preso 5 miliardi di dollari di multa, che Cambridge Analytica è andato in bancarotta, quindi a tutti gli effetti è illegale. Però hanno Sì, anche se in portato. realtà è andato in bancarotta per difendersi diciamo, dalle accuse, nel senso che dichiarando la bancarotta non ha dovuto fornire i dati al governo e Sì, quindi poi ha rifondato sostanzialmente. un'altra società, certo, sì, Cioè, però, è stata una paraculata. però sostanzialmente ha dichiarato la sua colpevolezza, perché sennò si sarebbe in qualche modo difesa. E quindi questo, secondo me, poi è un po' il punto fondamentale. Chiaramente poi c'era tutto un discorso ieri che abbiamo fatto sulle fake news, che magari adesso rifacciamo in breve, molto molto interessante, su cui eravamo poi sostanzialmente d'accordo. Allora, sostanzialmente io ho scoperto questo documentario grazie a un video di TED, una talk di TED, dove Carol Cadwallard, credo che si chiami, ha un nome impronunciabile, comunque è la giornalista che poi ha scoperto tutto, diciamo, il casino di questa storia qui, no? Quindi di Facebook e di Cambridge Analytica, insieme a David Carroll, che è un personaggio, un giornalista che per primo ha richiesto i suoi dati a Facebook e che non gli sono mai arrivati. E sostanzialmente questa donna che in Italia è praticamente sconosciuta, mentre in Inghilterra è molto conosciuta, è molto famosa appunto perché è stata bombardata, è stata dissata in ogni modo tramite delle fake news. Oltre a questo, tutte le fake news che hanno creato contro questa persona, perché sostanzialmente ha scoperto che il voto per la Brexit è stato totalmente truccato alla fine, o meglio, manipolato, e quindi è stata massacrata. E in questa talk di TED lei raccontava che in un paese della Scozia, se non sbaglio, lei veniva da lì, era un paese di pochi abitanti con quattro fabbriche in croce dove non c'era assolutamente niente e grazie ai soldi dell'Unione Europea è diventato un paese incredibilmente evoluto, no? E quindi lei diceva l'Europa qua, esiste, si vede, nel senso nelle autostrade che sono state costruite con i fondi europei c'è scritto che sono state scritte con i fondi europei, sono i cartelli in strada, la gente come fanno a rendersi conto che l'Europa ha fatto tanto per noi? E mentre viceversa le fake news che sono state create, che hanno fatto girare, dicevano sostanzialmente il contrario. E quindi lei andava a intervistare le persone in questo paesino dove lei aveva vissuto da ragazzina e chiedeva: ma un altro tema importante era appunto l'immigrazione. E chiedeva: ma quanti immigrati avete in questo paese? E rispondeva: uno. E c'è stato tutto una sorta di ingigantimento di questa ondata di migrazione che in realtà non esisteva e doveva provenire tendenzialmente dalla Turchia, cosa che non è mai successa e che probabilmente non succederà. Però tutte queste fake news hanno generato appunto un'idea nella popolazione che ha creduto a queste informazioni e che quindi è andata a votare per uscire dall'Europa, quando in realtà diciamo, la maggior parte degli immigrati in Inghilterra risiedono alla fine a Londra.
E paradossalmente a Londra ci sono stati, la maggior parte dei voti sono stati contro, l'uscita dall'Europa. E quindi questo, cioè, ti fa pensare a quanto le fake news possano andare a influenzare, il pensiero comune. Sì, beh, io direi, io farei un discorso, beh, anzi più generale, nel senso che al di là di questa storia dove la giornalista ipotizza che le fake news abbiano avuto un ruolo fondamentale, sicuramente hanno avuto un ruolo, adesso io non saprei dirti se sono state l'aspetto fondamentale che hanno portato alla Brexit o come mi immagino più io sono stati uno degli aspetti che abbiano portato alla Brexit. In generale, sicuramente dobbiamo stare un po' attenti oggi, quando oggi che ci nutriamo sostanzialmente di informazioni dal web, e non è facile, perché ogni tanto le fake news sono fatte molto bene ed effettivamente non è se, cioè tu leggi un articolo, ti serve una fonte che magari ti ha dato anche cose, cioè capita al Corriere della Sera di avere delle fake news, cioè, o di riportare delle fake news, quindi non è facile capire, non è facile. E questo però dall'altra parte ti porta anche a dubitare di tutto, no? Quindi c'è anche l'altro aspetto della medaglia, cioè che allora qualsiasi informazione tanto è finta, quindi non mi... Cioè, è una situazione complicata. È chiaro che una fake news in malafede, come questa, perché poi c'è la fake news in buona fede, cioè riporto un'informazione che mi viene data, poi viene fuori che è falsa e va bene, è un errore e va bene. Invece una fake news costruita a tavolino per influenzare in qualche modo, in piccola misura, in grande misura, ma comunque influenzare le persone, sicuramente è una cosa da condannare. No, oltretutto il tema delle fake news, No, è molto secondo attuale, me, è molto super molto attuale, attuale, perché poi durante assolutamente. il coronavirus sta uscendo Un un sacco di mare cose. di informazioni false che girano, poi stanno utilizzando tantissimo WhatsApp Sì. per girare, dove sostanzialmente nessuno ha controllo, perché cioè, se ti arriva un messaggio e tu lo ricondividi con altre persone non c'è modo di, diciamo, bloccarlo. Sì. E quindi, diciamo, abbiamo un problema grave, che è quello del fake news, che andrebbe regolato. Ma secondo me il Però problema è molto una di più quelle cose importante irregolabili, cioè come lo regoli? è con una legge, secondo me. Ma che Cioè, legge così cosa... come c'è la legge sul copyright, che se copi qualcuno ti vengono a prendere a calci nel culo, Ma allo come stesso fai? modo dovrebbero dire: hai pubblicato una fake news, non c'erano le fonti, questo testo che hai pubblicato non aveva nessun tipo di fonte per Lo puoi giustificarlo. fare per un giornalista, ma se io ti mando una cosa su WhatsApp e ti dico, oh, Zap, guarda che ti linko un articolo per dire, ti dico, oh, guarda che hanno trovato il vaccino per che non Eh no, muori. certo, ma tu infatti devi arrivare all'articolo, non devi arrivare al Sì, tizio che no, cosa dice su certo, WhatsApp. però sì, però è vero che ci sono stati anche, secondo me, io nei primi giorni di quarantena ho ricevuto, chiaramente inoltrato, due o tre vocali di gente che parlava di apocalissi, no? Dice, sono uno Sono sono un un dottore, chi sono un cazzo lo sa chi dottore sei? Cioè. del sti fracazzi, la situazione, chiudetevi in casa, situazione che poi non, nei vocali che ho sentito io non erano dei consigli stupidi, si dice chiudetevi in casa e non usci, cioè è una roba No, però normale, chi lo sa chi è sto qua? esatto, Cioè. però cioè, che cazzo ne so, capito? Un altro che mi diceva, ci sono migliaia di morti nelle case che non escono, cioè che non escono perché sono morti, però dico che non dicono per i poteri forti. Cioè, c'è tutto questo discorso. È un mondo impossibile da regolare, secondo me. Certo, puoi fare delle leggi per scongiurare, delle leggi per limitare, delle leggi per arginare, però, in linea di massima, è uno strumento che, mentre da una parte alimenta i cosiddetti troll, no? Cioè quelli che si divertono a trollare, cioè a fare un po' gli scemi. Dall'altra ci sono i Cambridge Analytica di turno che invece hanno un interesse molto forte nel fare Eh beh, per creare certo. delle fake news a tavolino. Ma ne parlavamo l'altro giorno, l'altro giorno era ieri durante il nostro podcast, che ormai è Perso così. mitologico, di Salvini, che l'altro giorno ha pubblicato un articolo sul coronavirus del 2015, anzi un servizio del 2015 in cui si parlava di esperimenti cinesi, topi, pipistrelli che avrebbero portato dei virus letali. Che è venuto fuori che era una fake news, nel senso che non c'è nessuna relazione tra il coronavirus e questo, però lui l'ha pubblicato.
Certo, detto da lui che è una fonte, diciamo, autorevole per alcune cioè, persone, detto da lui quello è che vero. comunque Cioè. a parte i numeri, che ha 4 milioni su Facebook, X milioni su Instagram, che sono, ma ha una cassa di risonanza pazzesca, perché Certo, ne comunque parlano i è giornali, la... ne parla il TG, cioè. Esattamente, no? E anche chi non lo vota, non lo segue, non lo ama, comunque magari ha detto, oh, hai visto Salvini che... Quindi detto da lui e riportato da lui, diciamo che l'abbia fatto in buona fede. Io non sto dicendo che l'abbia fatto, non è un attacco a Salvini, non mi interessa Salvini. Mi interessa però che il fatto che lui lo riporti anche in buona fede crea un effetto domino assolutamente incontrollabile. E quindi poi è difficile anche se lo multi, perché non è che lo puoi mettere in prigione, cioè Salvini 10.000 euro di Certo. multa, no? Per dire, gli dai 10.000 euro di multa, ma i danni che ha fatto in buona fede Sono Salvini come li incalcolabili. sono incalcolabili, così come li può fare Di Maio, li può fare Renzi, cioè adesso non ce l'ho con Salvini, li può fare qualsiasi politico, perché poi se vai a vedere qualsiasi politico ha pubblicato una fake news, ma io sono convinto in buona fede. Vabbè, capita, Ca certo. no, no, capita, però tu immagini, perché se io pubblico la fake news, mi seguono in 10, Sì, va non è che bene, succede molto. esatto, la leggono in 2, va bene. Se la pubblica Salvini, se la pubblica Di Maio, se la pubblica Conte, allora capisci che lì il danno è praticamente inestimabile. Quindi c'è questo grossissimo problema delle fake news, ma su cui siamo comunque d'accordo, nel senso che non è che ci sia, non penso che ci sia nessun disaccordo. E poi c'è tutto un No, bisognerebbe discorso. trovare un modo per difendersi. Quello sì. E poi, siccome c'è tutto un discorso che forse è anche più interessante su il ruolo di Facebook. Ecco, esatto. Io infatti volevo parlare un po' di Facebook e in generale della democrazia, perché secondo me. E di Marchino Zuckerberg, Esatto, perché secondo me va bene, che comunque ha Facebook ha cacciato avuto. 5 billion, se è così, Sì, cacciato 5 cash. billions che comunque aveva nel taschino Sì, degli spiccioli, diciamo. sì. È riuscito, mangia ancora, Beh, sì. mangia ancora. Ma devo comprare le sigarette o pago la O multa? pago i 5 billions vabbè, scusate. Allora, perché il problema di tutta questa storia di Cambridge Analytica, secondo me, è che in Italia non è proprio arrivato qual è il centro del problema. Perché il centro del problema, un po' che abbiamo percepito, è stato la vendita dei dati, no? E il problema vero, secondo me, non è quello. Cioè, il problema vero è che sia Trump sia i sostenitori della Brexit hanno sostanzialmente manipolato la volontà del popolo per andare a far votare quello che volevano loro. E questo è un attacco importante alla democrazia, cioè vuol dire che la democrazia si basa, cioè la vittoria delle elezioni si basa su chi ha più soldi da spendere in inserzioni Facebook, perché così è stato. Sì, ma io non sono completamente d'accordo su questa cosa, nel senso che 20 anni fa in Italia, visto che noi siamo italiani, Berlusconi vinceva perché aveva le televisioni e i giornali. Quindi sì, certo che chi ha più potere di risonanza e chi ha più cassa di risonanza vince le elezioni. E secondo me lo scopo della campagna elettorale è manipolare le opinioni per farmi Esatto, votare. infatti Va in bene, cioè è Inghilterra giusto. esiste una legge che dice che in campagna elettorale non si possono spendere più di un tot soldi, legge che è stata palesemente violata da Cioè, questo no, ma metodo tramite Facebook, perché chiaramente non essendo il comitato elettorale a pagare sempre le inserzioni, certo. ma essendo state poi le persone vicine, No, ma su questo Andre è siamo incalcolabile d'accordo. quanto hanno speso effettivamente. Io su questo sono d'accordo con te, però in generale ogni campagna elettorale, lascia stare Inghilterra, Italia, America, ogni campagna elettorale è una manipolazione, no? Il problema qual è? Aspetta, no, Non per forza, come perché no? se lo fai per bene, ognuno dice la sua, quindi se io e te Ma siamo in io ti contrapposizione per convinco. vincere le elezioni in Italia. Io faccio la mia campagna elettorale e tu fai la tua campagna elettorale. No, ma io devo anche smentirti, devo dire no, guardate che Zappa ha detto una stupidata su questo, questo e questo, facciamo i dibattiti, ma questo va bene. Il problema è ti manipolo, tra virgolette, utilizzando degli strumenti leciti. In questo caso la manipolazione è avvenuta con degli strumenti illeciti, allora lì non va bene. E attraverso le fake news, i big data e tutto quanto. E su questo siamo d'accordo, perché nel momento in cui vengono raccolte delle informazioni che
nessuno, a cui nessuno ha dato libero accesso. Vengono utilizzate fake news, vengono profilate persone e gli vengono fornite delle pubblicità e degli articoli di giornale da leggere ad hoc. Quello è gravissimo. Ma io ti vorrei andare un attimino indietro, cioè. Ok, però c'è una differenza, secondo me, tra influenzare in modo legittimo, è un po' quello che dici tu, no? Però se io ti facciamo un, diciamo un confronto in TV, io e te, no? Sì. Uno dei due deve vincere l'elezione. Perfetto. Cioè, nel senso, vince, quindi ottiene più sostenitori, quello che si comporta meglio, nel senso, quello che è più bravo a convincere, giusto? Perfetto. Però questo è legittimo, Ma nel c'è, ma senso, convincere e come se manipolare in sono questo caso è la politici stessa scarsi, esistono cosa? politici bravi. Sì, No, non è la ma stessa come cosa, perché no? se tu utilizzi i dati per profilarmi e fai Ah, campagna ma questo è elettorale quello che dico. Ma soltanto negli stati dove ci certo, ma questo è sono gli quello che dico io. influenzabili, Questo è quello che cioè. dico io. E siamo d'accordo su questo. Ma se io e te facciamo un dibattito e tu dici una cosa giusta, tu dici che bisognerebbe fare aiutare le persone in difficoltà, no? E io dico: no, le persone in difficoltà bisognerebbe sparargli, ok? Se io però in qualche modo riesco a essere bravissimo, lo dico in maniera incredibile, riesco a convincere le persone, non è illecito il modo che ho usato. E potrebbe poi essere illecito quello che vado a fare. Ok? Però il modo che ho usato è lecito, che abbiamo fatto un dibattito, tu hai avuto i miei stessi diritti, l'abbiamo fatto tutti e due ed è venuto fuori un dibattito in cui tu hai perso in modo chiaramente fittizio. Ma va bene, cioè succede sempre, cioè il politico deve anche essere, cioè il politico non deve avere ragione, ma deve essere carismatico, deve essere bello, deve essere Certo. intrigante, deve essere affascinante. Quello fa tutto parte, no, della politica. Ma quello, ti ripeto, secondo me ci sta, e tutte le elezioni sono così, dove ognuno la dice anche un po' grossa per così. Sì, ma io ho due dubbi grossi su questa storia. Cioè, il primo dubbio è, allora la democrazia cos'è? È dare il voto a chi è più bravo nel marketing? Cioè, beh, ovviamente Questo sì. è il mio primo dubbio. Ovviamente sì. Ma marketing non è una cosa Secondo dubbio. negativa. Cioè, non è una cosa negativa. Se uno ha delle Ma buone sì, perché idee. io quando decido chi votare, cioè devo scegliere in base a quello che penso che sia il migliore per guidare il mio paese e anche quello che abbia un'ideologia migliore per il mio paese. Perfetto. Ma Se come ti vengo viene influenzato comunicata? Ma è vedendo fondamentale come ti tutti i viene giorni comunicata. la foto di Salvini, vota Salvini, vota Salvini, vota Salvini, cioè quella non è democrazia, quella è pubblicità. Certo, esiste anche questo, però il come ti viene comunicato, come ti vengono comunicate delle idee, come ti viene spiegato qualcosa, come ti viene illustrato un programma, quello fa parte anche della politica, quella è campagna elettorale, è marketing. Io non ne sono un grande appassionato della politica e di questi aspetti, però esiste anche quello. Possiamo discutere che sia giusto o sbagliato. Però esiste anche quello, ma ti ripeto, quello esiste per tutte e due, cioè per tutte e due, tre, quattro, 10 le fazioni, ok? Quindi tutti lo possono fare, poi c'è chi lo può far bene e chi lo può far bene. Il problema è quando viene fatto in maniera illegale, con E quello sì, sicuramente. finanziamenti illeciti, fake news e tutto. Ma io ti riporterei indietro, cioè io andrei alla fonte, cioè direi, ma scusate, perché Facebook permette a società come Cambridge Analytica di prendere dati o peggio glieli vende? Perché era una valanga di soldi. Perché la sua valanga di soldi, però voglio dire, secondo me questa è quasi la questione più interessante. Cioè, perché Facebook si permette, sì, poi paga 5 miliardi di dollari, che sono un sacco di soldi. Perché Facebook è talmente grossa e ha talmente tanti soldi e ha talmente la possibilità di fottersene del governo perché è stata chiamata dal governo americano a rispondere di questa attività. E allora Mark è andato, c'è il video di lui che si apre il senatore perché non capisce Facebook e tutto. In Inghilterra, dove ha violato numerose leggi inglesi, non si è mai presentato. E basta, cioè è finita così, nel senso la storia è conclusa. Cioè, Facebook ha talmente tanto potere, sia come dire, monetario, sia politico, che non gli frega niente. Cioè, nel Sì, senso, ha sì, detto, ah sì, sì, mi avete sgamato, dai, buona, dai, topi, datemi i soldi, non rompete il sì. No, cazzo. no, certo, però noi da utenti, ma che non possa essere il governo, tra virgolette, a fare qualcosa, va bene, però noi utenti dovremmo, secondo me, invece interrogarci un pochettino su
su questa cosa, nel senso che non è tanto per i dati in sé, come dicevamo l'altro giorno, però è il fatto proprio che una piattaforma, oltretutto una piattaforma non indispensabile o non più indispensabile, perché ci sono stati dei momenti in cui coi gruppi, io per esempio i gruppi dell'università, te non so se magari ancora li usi, gruppi dell'università, gruppi di appassionati, adesso è diventato quasi un forum Facebook, no? Vai, sì, sui gruppi dei che ti interessano, però ci sono stati dei momenti in cui non dico che fosse fondamentale, cioè che non ci potevi vivere senza, però era molto molto importante, mentre adesso è proprio per passare 3 minuti che non sai cosa fare in quarantena, e dare così tante informazioni a ma così come Instagram a me non, o Twitter, cioè non ce l'ho con Facebook in specifico. Dare così tante informazioni a delle piattaforme che se ne fottono dei tuoi di proteggere i tuoi dati e poi li utilizzano, anzi ci guadagnano perché li vendono contro di te, perché ti influenzano, esatto, loro ti dicono di fare, li vendono, ci guadagnano a tuo discapito. Adesso non so quanto per noi sia. No, ma oltretutto noi ci stiamo occupando di Facebook, diciamo, la piattaforma, la pagina bianca con la scritta blu, ma in realtà Facebook è molto altro, Facebook è WhatsApp, quindi ha tutte le informazioni sui nostri messaggi. Cioè, è Instagram. Facebook è anche Instagram, ha tutte le foto. No, ma pensa che ti dico questa. Però c'è Telegram, che invece è è, diciamo, molto più sicuro da questo punto di vista, e la gente non lo usa perché lo usano i terroristi, è andata a far culo. Cioè, nel senso, poi quando gli fottono i dati non certo. Pensa che ti dico questa, sai le, come si dice, le, tutte le oddio, come si dice, le aziende di delivery, no? Non so, Deliveroo, Just Eat, Glovo, queste qua. Praticamente stavo parlando con mio fratello, che vabbè, fa un lavoro per cui sa queste cose, e dicevo, certo che guadagnano proprio poco a, come si dice, a consegna, ma non tanto i rider quanto proprio l'azienda, perché se devo pagare guadagno poco. Sì, ci sono le collaborazioni con i ristoranti, tutto, però guadagnano poco per quanto sono diventate grosse. E mi diceva che il core business di queste cose non è tanto il consegnare i pasti, ma è capire le informazioni su cosa mangiano le persone e rivendere quelle informazioni alle persone, scusami, ai ristoranti e alle varie catene. Certo, è come quando ci sono state a Milano l'invasione delle biciclette gratis. Esatto, profilate su, chiaramente, tra questa fascia d'età mangiano queste cose, perché magari hanno pochi soldi, questa fascia d'età mangiano queste cose. Quindi è l'informazione su cosa vai a mangiare che è il core business, che poi vengono rivendute, ovviamente senza che nessuno dica niente, perché non è che Deliveroo ti dice dimmi cosa mangi che io poi lo rivendo. Deliveroo, Just Eat o compagnia, adesso non è un attacco a una società, poi facciano quello che vogliono. Però cioè il senso è, sono le informazioni nostre che contano oggi più che i nostri acquisti, perché le nostre informazioni prevedono e quindi poi in un certo senso possono essere manipolate i nostri acquisti da qua a X anni. Certo. Io volevo aprire un altro argomento importante. Abbiamo ancora 11 minuti. Ecco, allora facciamo velocissimi. Tu intanto leggi qualche commento. Cioè sì, sta commentando Pietro, che ci ha detto che il fenomeno delle fake news può invadere qualsiasi testata giornalistica, grandi e piccole. Mm-hmm. Bisognerebbe cercare più che una legge un allenamento al fact checking, su cui io sono d'accordo, anche se gli ho detto non è facilissimo sempre. E poi ha commentato anche l'aspetto del politico, ha detto esattamente, perché chi vota dovrebbe saper discernere tra un bel dibattito vinto e la profondità delle idee portate avanti da un certo politico. Questo è vero. È vero, certo. E dimmi, abbiamo appunto 10 minuti circa. No, una cosa velocissima che dico è, allora, abbiamo appurato che la Brexit è stata manipolata, abbiamo appurato che sono state utilizzate delle fake news per far vincere l'uscita dall'Europa, abbiamo appurato che Facebook ha avuto un ruolo importante, abbiamo appurato che tutte queste informazioni sono state gestite da Cambridge Analytica. Adesso la domanda è, perché non è successo un cazzo e l'Inghilterra sta uscendo dall'Europa? Perché, ti spiego la mia visione, non sono sicuro di questa cosa, quindi metto le mani avanti dicendo che non sono sicuro. Il fatto che sappiamo con certezza, quindi non è fonte di dubbi, che Cambridge Analytica, quello che hai detto tu, no? Cambridge Analytica hanno avuto.
sappiamo che hanno avuto un ruolo, non il ruolo. Cioè sappiamo che hanno inciso. Noi non sappiamo quanto abbiano inciso. Potrebbero aver inciso 10%, 30%, 1%, 80%. Ora, che questo possa essere solo il fatto che abbiano inciso anche per lo 0,00001% possa essere motivo di rifare le elezioni, possiamo discuterne, io potrei anche dirti sono d'accordo. Ma, così come sono quasi sicuro che se oggi l'Inghilterra andasse a votare non ci sarebbe la Brexit. Ma il fatto che non si possa delineare con certezza il quanto effettivamente abbia incluso, secondo me, crea un precedente, perché se no a questo È un punto, precedente pericoloso. sì, però se no a questo punto ogni volta qualcuno si può attaccare a qualcosa per rifare le elezioni. Per questo ci devono essere delle leggi molto precise Certo, anche su però ha questa una sfera qui. scorrettezza, ha un qualcuno ha fatto così, e allora ogni volta rifai le Esatto, elezioni. soprattutto sull'utilizzo dei politici dei social network, perché così come esistono diciamo, la par condicio sui giornali e sulla televisione, non vedo perché non dovrebbe esistere anche sui social. Da parte dei Visto che, politici. esatto, Sì, ma visto no, sì, ma che lì non sono è lo un... strumento che useremo in futuro. Sì, ma lì non è stato secondo me tanto un problema dei politici quanto di quello che veniva fornito, no? Cioè delle informazioni che venivano fornite, ma lì non le puoi bloccare. Quindi allora il problema è gigantesco perché poi in realtà si ripropone in ogni elezione di ogni paese occidentale con metodologie diverse, ma sostanzialmente il problema è quello. È chiaro che da una parte, secondo me, bisognerebbe responsabilizzare molto gli utenti, che poi è la base della democrazia, no? Dare responsabilità agli utenti. Dall'altra parte, non puoi aspettarti che tutti siano uguali, che uno super intelligente, informato o istruito abbia le stesse capacità di uno che non è praticamente dotato, non è istruito e non gli frega niente, i voti valgono uguale, poi possiamo discutere per ore su questa cosa, senza arrivare tra l'altro a nessun punto, devi un po' affidarti al caso, no? E quindi, ripeto, non... ma va bene anche così se vuoi. Non penso esista una soluzione nell'immediato e non penso esista niente che si possa appunto fare facilmente. Però Vediamo. sicuramente voi potete darci il vostro commento e possiamo ragionarci insieme. Assolutamente, poi sono cose che secondo me si scopriranno negli anni e verranno fuori dei Certo. piccoli adattamenti negli anni. Poi tra l'altro vi lascio un piccolo spot che Cambridge Analytica ha lavorato anche in Italia. Vi lascio scoprire per chi e quando e come. E quindi direi che per questa live abbiamo finito, anche perché abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Sì. Spero che vi sia piaciuta, penso che lunedì prossimo faremo un'altra live per recuperare anche la seconda puntata che abbiamo perso. Sì, perché siamo più comodi a fare live, è un pochettino più semplice per noi. Sì, e visto che siamo a distanza, Sì, è meglio poi appunto per noi. quando potremo uscire rifaremo le puntate normali. Tanto le live sono scaricabili, quindi in realtà poi cambia abbastanza poco. Sì, però abbiamo anche la possibilità, magari se qualcuno non è a lavoro lunedì mattina, che possa chattare con noi in live. Esatto, Quindi esattamente. ricordatevi di seguirci su Instagram, Twitter e di iscrivervi al nostro canale Telegram se Magari ancora la non prossima l'avete volta facciamo un po' fatto. più tardi la live perché mi sono alzato Sì, alle magari 8 facciamo dopo per fare. pranzo. Ma guarda come Esatto. sei carico, hai avuto una puntata splendida. Madonna. E la live, tra l'altro, si può seguire anche sul sito, quindi andate a vedere il sito. Lo trovate nei nostri link soliti, su Instagram, su Twitter e tutto. Dateci i soldi. Quindi. E datesi, cagate il grano, perché Cagate il qua grano perché abbiamo bisogno di la soldi. quarantena è dura. Quarantena è estenuante. Va bene, dai, Va bene. ci vediamo nella prossima puntata. Buona giornata a tutti. Ciao ragazzi, ciao.